comune di Vaprio ha molto interesse, ha molto a cuore il tema della cultura, che non è solo gli eventi, è anche pensare poi alle prospettive di futuro. Ogni euro investito in un evento culturale, qualsiasi esso sia, per noi è importante perché chi parteciperà o chi lavorerà a questo evento produrrà poi nel pubblico probabilmente una reazione e magari qualcuno si appassionerà e in futuro diventerà un fotografo, un musicista o semplicemente lavorerà in qualche associazione per cercare di lavorare su questa cosa e aggregherà persone. Quindi, secondo me, questo è un aspetto importante. Nella pratica, che cosa facciamo? Abbiamo varie iniziative. Questo premio si inserisce nel cercare di trovare nuovi talenti, perché noi abbiamo un corpo musicale che ha una scuola di musica sostenuta con contributi del comune. Abbiamo una compagnia teatrale che è sostenuta dal comune, nel senso che abbiamo trovato gli spazi per poter fare la scuola ai bambini che imparano teatro e alle stesse prove della compagnia teatrale. E quindi, oltre agli eventi culturali classici, che sono mostre, quadri, esposizioni, fotografie e quant'altro, cerchiamo di concerti, cerchiamo di lavorare anche sul territorio in questo senso. L'anno scorso abbiamo ospitato un master per giovani cantanti lirici, che si chiama Leonardo Experience, che cerchiamo di replicare anche quest'anno, che ha portato dei giovani cantanti lirici che hanno fatto del training con dei grandi cantanti e poi hanno fatto un'esibizione a beneficio della comunità. Quindi questo è anche un modo per cercare di avvicinare le persone e di investire su quelli che possono essere gli sviluppi dei giovani.